Benvenuti, oggi 19 aprile, il santo del giorno è San Leone IX. Tre personaggi famosi nati in questo giorno, ricordiamo la giornalista Lilli Grubet. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete, altra giornata importante. Se da tempo vivi da solo o non credi più all'amore, esci e vedi gente. Oggi la tua energia migliora. Per coloro che hanno iniziato a lavorare in proprio, un cielo decisamente importante. Cure favorite. Toro, le separazioni sono da dimenticare. Chi è rimasto solo da tempo potrebbe non essere pronto a una nuova storia. Alti e bassi sul lavoro, instabilità, serata in lieve calo. Gemelli, la forza dei sentimenti vince su tutto, ma oggi potresti perdere le staffe. È importante evitare di discutere con parenti o persone che possono esserti contro. Polemiche in vista anche sul lavoro, proprio questa sera le difficoltà non mancano. Cancro, è difficile non innamorarsi. Quelli che sono soli da tempo devono sbloccare le proprie emozioni negative. Agli inizi di gennaio potresti aver chiuso un rapporto pensando che in un momento di crisi chi doveva esserti vicino era lontano. Futuro è importante per chi si mette in gioco, entro l'estate opportunità anche per gli studenti. Leone, le nuove relazioni sentimentali sono decisamente intriganti. Anche se lasci una persona ne trovi subito un'altra, basta esporsi. Se hai fatto delle richieste è possibile vincere una sfida. Chi ha un contenzioso aperto, anche con un ex, sembra più favorito. Vergine, la situazione è piuttosto stancante, le coppie in crisi ieri potrebbero avere conosciuto un momento di stress particolare. È possibile discutere e a questo punto devi cercare una soluzione, trovare una risposta. Fase di grande agitazione anche sul lavoro, forse è proprio per questo che l'amore risente di un calo. Bilancia, ancora una giornata valida, ma questa sera se posso darti un consiglio evita polemiche. Se vedi che nella seconda parte della giornata qualcuno ha un atteggiamento sbagliato con te oppure tu stesso ti senti nervoso, cambia aria. Non tutti lavorano nel corso del fine settimana, ma oggi la forza non manca, domani c'è un calo di forma. Scorpione. Ecco il fine settimana migliore per amare. Se c'è già stata una conferma, adesso si va avanti ancora meglio. Sensazioni positive, qualcuno vivrà persino una trasgressione o un tradimento. Le persone che lavorano da anni desiderano un riconoscimento. Periodo buono, hai più voglia di fare. Sagittario. Le situazioni che nascono all'improvviso sono il tema dominante per chi si vuole offrire all'amore. Cerca di fare il possibile per evitare complicazioni con una persona del passato, perché questo potrebbe innervosirti. Alcune polemiche hanno comportato tagli netti, ma si può ripartire. Capricorno. Sono giornate queste che impongono un atteggiamento molto netto e deciso. Dopo una separazione c'è chi prenderà una pausa prima di recuperare la voglia di amare. In questo momento devi evitare qualsiasi tipo di sforzo. Cerca di non alimentare polemiche sul lavoro, anche se non sarà facile. Acquario. Non è un periodo eclatante, ma in questi momenti chi va piano va lontano. I dipendenti possono fare richieste, non è facile risolvere tutti i problemi o ottenere soddisfazioni, ma ci si può provare. Non stancarti troppo. Pesci. Una piccola distrazione, una frase detta male potrebbe rovinare la giornata, meglio essere cauti. Un po' di stanchezza c'è, noia o qualche problema, discussioni in famiglia. Proverbio del giorno, mal comune, mezzo gaudio. Questo è tutto per oggi, arrivederci, a domani.